Anche il comando provinciale della Guardia di Finanza di Pescara si unisce all'abbraccio dell'Ucraina. Questa mattina, infatti, presso la chiesa greco-cattolica di rito bizantino del Santissimo Sacramento per l'adorazione di Via dei Bastioni, il comandante delle Fiamme Gialle, colonnello Antonio Caputo, unitamente ad una liquida di finanzieri, ha organizzato un momento di solidarietà con il popolo ucraino, raccogliendo tra i militari del comando di Pescara beni di prima necessità e fondi consegnati questa mattina stessa al parroco ucraino Don Dimitri. È stato un moto spontaneo, un segno, oggi manifestiamo un segno concreto di solidarietà con chi è in difficoltà, è un'iniziativa congiunta con la diocesi di Pescara e con Don Dimitri, insomma, quindi un momento importante di solidarietà, fratellanza e carità, visto che siamo in una chiesa. Per chi è oggi in Italia c'è il dolore di avere amici e parenti lontani e sotto le bombe. Prima, quando sono arrivata, ho lasciato mio figlio in famiglia di mia sorella, però poi ho fatto aggiungere mio figlio qua e sta con me, sta qua. Però lì ce l'ho tutti i familiari, mia sorella, la sua famiglia, nipoti, con le famiglie, con bambine. La piccola ce l'ha 2 anni che stanno... Non dico di soffrendo, ma cercano di sopravvivere una tragedia immane, catastrofe. Migliaia di persone civili uccise in città, in pieno città. Si bombardano le città, non si bombardano punti strategici o punti, diciamo, di infrastruttura. Anche questo grave. Io ho 2 figli sposati, ho 5 nipoti, ma mio genero non è andato a combattere la guerra. Voglio dire una cosa, lo sapete bene che siamo Ucraina unita, ma siamo piccola, non siamo forti e chiediamo tanto aiuto. Aiuto per i nostri figli, non per noi, perché io ho già per me sono anziana, ho un nipote più piccolo, 5 anni. Che paura, riesce a dormire la notte, invece quello più grande che capisce, che regge perché va a scuola. Questo da qualche domanda la mamma che non può rispondere. Aiutateci, aiutateci, stiamo pregando di cuore. Aiutateci i nostri figli, i nostri nipoti.